Buonasera a tutti, cominciamo i lavori di questa conferenza di presentazione e io vorrei cominciare ringraziando tutti i presenti e grazie per essere qui. So che tanti di voi arrivano da lontano e in particolare voglio ringraziare le docenti che hanno fatto tanti chilometri per essere qui e ovviamente tra i primi ringraziamenti è obbligo da parte nostra ringraziare la soprintendenza perché ci offre la possibilità di fare questo bellissimo evento alla Certosa di Padula. Noi quando siamo venuti qui per preparare, quindi nei giorni scorsi, sinceramente nonostante viviamo qui e quindi conosciamo bene il monumento, è stato comunque una fonte di ispirazione bellissima. Soprattutto perché spesso il digitale qualcuno lo concepisce come qualcosa di staccato dalla cultura, c'è un po' questo blocco, e invece diciamo quello che tentiamo di fare è proprio di unire le due cose, perché le due cose stanno insieme, anzi diciamo il digitale in qualche modo potenzia ed esalta la nostra ricchezza. E quindi grazie alla soprintendenza che dopo diciamo in questo caso è rappresentata dal dottor Villani e dalla direttrice della Certosa, la dottoressa Frattorino. Ovviamente noi come direzioni, come società di questa zona siamo gli organizzatori, però diciamo l'evento parte da lontano e parte dagli stati generali dell'innovazione e parte dalla rete Mister. E quindi io ringrazio Flavia Marzano che rappresenta l'associazione, ma ringrazio un po' tutte quante, grazie per la disponibilità e grazie per essere venute. Ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato, le associazioni di categoria, le banche, un po' tutti i soggetti che in questo percorso hanno mostrato sensibilità rispetto a questo tema e spero che più avanti poi capiremo anche il perché questo argomento è secondo noi di vitale importanza. Poi ringrazio i media partner, il Denaro TV, Italia 2, Onda News e Quasi Mezzogiorno, ringrazio la Camera di Commercio di Salerno e poi ringrazio il nostro partner tecnico che è VIPnet, nostro partner tecnologico, che per la prima volta qui alla Certosa ci ha dato la possibilità di avere il wifi, e infatti vi vedo che siete già tutti collegati, sia oggi qui sia domani, perché la location sarà diversa per il corso, avremo una location di eccezione, cioè staremo nella passeggiata coperta. Il che può sembrare banale, ma noi sappiamo che la passeggiata coperta è accessibile solamente in caso di mostre, per cui anche lì diciamo domani sono sicuro che il posto scatenerà tante emozioni, perché è un posto bellissimo che affaccia sul chiostro più grande d'Europa, quindi e anche lì avremo, quindi grazie a VIPnet avremo la connessione wifi. Penso di aver ringraziato, ringrazio poi gli ordini professionali che abbiamo coinvolto, l'ordine degli avvocati, degli architetti, degli ingegneri e dei commercialisti, sempre nell'ottica dell'inclusione e quindi nell'ottica di riuscire a coinvolgere quanti più soggetti possibili. E passo la parola al dottor Villani che rappresenta la soprintendenza in questo caso per un saluto, poi dopo passerò la parola alla direttrice, dopo farò io un'apertura dei lavori con una breve presentazione, poi lascio la parola a Flavia Marzano e poi alla presentazione delle docenti. Cercheremo diciamo di essere non troppo lunghi e di non annoiare troppo. Grazie mille. Penso che
dovremmo essere noi a ringraziare per aver scelto la Certosa di Padula per questo evento che io ritengo sia molto importante, non soltanto per la motivazione che insita nel titolo dell'evento, Introduzione al Digitale e Social Network, un esperimento formativo dedicato alle donne per creare inclusione, ma soprattutto perché questo evento si svolge all'interno di un bene culturale che, come sapete, è patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, inserito nella lista del patrimonio mondiale già dal 1998. Io vi porto, sono Giovanni Villani, architetto della Soprintendenza. In questi giorni, questa settimana, mi è toccato sostituire il soprintendente che per lavoro fuori sede e che ovviamente vi saluta tramite me tutti quanti e ovviamente vi invita a ritornare alla Certosa anche in altre occasioni. Il tema è abbastanza, il tema che si tratterà qui è abbastanza intrigante, soprattutto perché, come dicevo prima, si svolge all'interno di un sito culturale. Sapete benissimo come l'innovazione tecnologica e soprattutto l'informatica, l'internet e tutto quello che ha a che fare poi con l'innovazione sia particolarmente gradita anche nella valorizzazione dei beni culturali. Oggi sapete che l'innovazione tecnologica invade qualsiasi campo del lavoro, ma anche dell'attività quotidiana. Per qualsiasi cosa che si vuole scoprire si interroga internet, oppure magari ci si tiene in contatto con altre persone, con altre istituzioni attraverso dei social network. Tra le altre cose, ultimamente i compiti a scuola dei ragazzi vengono pubblicati sui social network, il Papa addirittura comunica sui social network, quindi vedete che non era possibile poi immaginare anche il settore dei beni culturali non legato a questo aspetto che è fondamentale proprio anche per la valorizzazione. E a questo proposito volevo segnalarvi alcune cose che noi stiamo cercando di fare qui, ovviamente sono semplicemente per il momento dei progetti. Ecco, per esempio adesso il dottor Rienzo ha parlato di questa occasione forse unica della realizzazione di una rete Wi-Fi diciamo temporanea all'interno di una Certosa, però ci si augura che questo poi possa diventare un fatto definitivo, soprattutto se alcuni progetti ci verranno finanziati, tra cui un progetto che dovrebbe poi coinvolgere l'intero territorio del Valle Mediano, perché una cosa che volevo sollecitare è che ovviamente questo territorio non è importante soltanto per la Certosa, ci sono tanti altri monumenti e i centri storici che vanno visitati, per cui noi pensiamo che la Certosa possa essere il nucleo attraverso il quale poi il territorio possa trovare adeguata valorizzazione proprio partendo dalla Certosa, che è il grande attrattore di questo territorio. E quindi, non so, l'idea potrebbe essere quella di associare la descrizione dei monumenti e dei centri storici e anche del paesaggio attraverso l'utilizzazione di smartphone o di altri Bluetooth e quant'altro, quelle che sono queste innovazioni che consentono di scoprire man mano anche che si cammina a piedi, che si fa trekking, ci presenta. Per fare questo è ovvio che bisogna avere una rete efficiente sul territorio. Un altro progetto, ripeto, tutti i progetti che abbiamo pensato, che però non sappiamo se saranno finanziati, però è importante almeno aver pensato a questo aspetto che secondo me è fondamentale, come quello della realizzazione di visite a domanda per persone che si trovano in zone remote dalla soprintendenza, che potrebbero svolgere delle visite nella Certosa, provandosi in un'altra parte del mondo. Quindi con l'ausilio di internet e delle webcam e avere la possibilità di girare i vari ambienti della Certosa e anche del territorio con l'ausilio di una visita anche nella lingua del paese di origine ti porta in giro per il territorio. Ancora un'altra ipotesi è quella di creare un
importante interattivo dove gli stessi visitatori collaborano con la soprintendenza a migliorare la ricettività e l'organizzazione dell'intero territorio, un'esperienza che già abbiamo fatto in un altro sito mese, che è la Costiera Amalfitana, dove con un portale web che è funzionante da un paio di mesi, la soprintendenza insieme alle altre istituzioni del territorio ha avviato un portale web che serve appunto a scoprire tutta la costiera e anche ad avere il posizionamento sul Google Map dei vari monumenti e siti, addirittura i rivenditori di prodotti tradizionali, di artigianato, enogastronomia e tutto quanto che può essere interessante al visitatore interessato al turismo culturale, che è quello che noi speriamo che si possa attivare in questi territori. E quindi con gli auspici di rendere fattive questi nostri sogni, mi accingo ad ascoltare le relazioni dei partecipanti, perché mi interessa particolarmente, anche perché essendo padre di tre figlie, quindi vorrei anche capire il futuro. Loro usano moltissimo tutto quello che c'è da usare, quindi spero che da questo convegno mi vengano ulteriori indicazioni che possano anche essere utilizzate dai giovani. Grazie. Grazie al dottor Villani, ci rallegriamo che la soprintendenza stia mettendo in campo questi progetti, perché i beni culturali devono essere fruibili e devono camminare con la tecnologia, devono approfittare di questa rivoluzione tecnologica. Passo adesso la parola alla dottoressa Frattolillo, come dicevo prima, direttrice di questo bellissimo monumento. Buonasera, sono l'architetto Maria Frattolino, direttore della Certosa di Padura. Ringrazio e do il benvenuto a tutti i presenti, i coordinatori, i promotori, le associazioni, i sostenitori di questa avventura che si apre oggi, bellissima, straordinaria, segno dei tempi, una vera rivoluzione, i social network. E la cosa più emozionante di questa rivoluzione tecnologica avviene uno scenario straordinario, che è quello della Certosa di Padula. Quindi la storia millenaria della Certosa, che è scena, è teatro, si coniuga, si intreccia, si pone, si relaziona con queste avanzate avanguardie. Mi emoziona il fatto che si rivolgono alle donne. Per me è importante, ho due figli, due ragazzi, due giovani donne. Quindi la speranza. Sempre la donna poi, quella che spinge, quella che porta avanti, insieme a l'altra metà del cielo, come dico io. Quindi sono particolarmente contenta ed entusiasta. Io amo un buon lavoro e mi associo e completo quello che ha detto l'architetto Villani, mio collega, che è talmente importante questi nuovi mezzi di informazione, che la cosa straordinaria è che Papa Francesco nella giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro conciderà l'intelligenza centrale a chi, ai fedeli, che recentemente nel gruppo stanno in ascolto. Questo lo trovo veramente un segno dei tempi, che valga veramente la storia tra delle fedi religiose. Sono ansiosa di seguire tutto il corso, vi ringrazio. Grazie mille. Tutti quanti fanno riferimento ai figli, e questo implicitamente significa che si rifiutano in quanto dice vabbè, ma tanto servirà ai nostri figli. Invece il tentativo è quello di lanciare un messaggio diverso, infatti, cioè quello di provare a fare uno sforzo ed entrare tutti quanti. Ecco perché parliamo di inclusione, di società inclusiva, cioè il futuro è fatto degli over 65, è fatto dei genitori, è fatto degli immigrati, il futuro è fatto di tutti quelli che dovranno lavorare e quindi
usufruire delle nuove tecnologie. Io provo ad introdurre il tema e poi lascerò la parola a Flavia Marsanza. Utilizzerò le slide così. Allora, poiché l'incontro è dedicato alle donne, voglio introdurre il tema raccontandovi un episodio. Mia madre mi racconta che voleva studiare matematica, ma mio nonno, il papà, disse no, tu non devi studiare matematica, matematica non è per le donne, devi studiare lettere. E così mia madre è diventata professoressa di lettere e filosofie, però voleva fare matematica. E ci sarebbe riuscita. Questo che cosa? Perché racconto questo esempio? Perché la donna è sempre stata, soprattutto al sud, io racconto la cultura del sud, però penso che dalle statistiche che ho letto sia un po' una costante, cioè le donne hanno sempre avuto un rapporto conflittuale con le materie scientifiche e con le nuove tecnologie. E al sud questo è un gap molto forte che si sente. E sbirciando così in internet, leggendo un po' di informazioni, ho trovato un grafico bellissimo che fa vedere la percezione che hanno le donne di un lavoro che ha a che fare con internet o con le nuove tecnologie. Ora, spero si veda bene, cosa esce fuori da questo grafico? Che le persone che lavorano con internet e le nuove tecnologie danno un tipo di risposta, per esempio, che cosa significa lavorare con internet? Sviluppare dei software? Allora la colonna più chiara è la risposta di chi ha a che fare con internet, e guardate la più bassa. Poi dice incontrare dei clienti, chi lavora risponde in maniera più elevata rispetto a chi invece non ha una percezione inferiore. Poi dice aiutare altre persone, la percezione delle donne sull'aiutare tante persone, chi lavora in internet sa che lo può fare, chi invece ha questo ostacolo pensa che lavorare in internet in qualche modo non è qualcosa che può aiutare. E poi improve the world, quindi migliorare il mondo, la percezione si abbassa ancora di più. Quindi qual è l'idea che passa? L'idea che passa è che lavorare in questo mondo, comunque avere a che fare con questo mondo, significa in particolare essere bravi in sistemi informatici, fare dei software e punto e basta. Invece, purtroppo, questa è una statistica white paper Women and ICT del 2009, quindi abbastanza recente. Al sud, nelle regioni obiettivo convergenza, che sono le regioni, il livello di arretratezza digitale è molto alto, non riguarda solo le donne, hanno dei livelli alti, ma al sud questi livelli si alzano di tanto. E la grossa preoccupazione che abbiamo noi è che oggi che si parla tanto di smart city e smart communities, e quindi si fanno dei progetti di fatto, che cosa succede? Che la tecnologia va avanti, i progetti portano innovazione tecnologica, ma le persone restino in qualche modo indietro. E quindi chi recepisce l'innovazione tecnologica? Chi è il fruitore? Chi deve poi attuare, migliorare la qualità della vita? Sono sempre le persone. Quindi la ricaduta sui territori, quindi una smart community o una smart city per noi è un posto dove intanto le persone siano smart. Ed ecco anche il richiamo a Wister. Anche in Europa i livelli sono ancora molto bassi.
Si stima che siano oltre 300 milioni di persone marginalizzate dall'economia digitale, quindi al sud le statistiche sono peggiori, ma i livelli europei non sono livelli altissimi. E pensate un po', il 25% dei giovani in Europa ha alti livelli di basic skills, cioè che significa che sanno fare ricerche, inviare email con allegati, chattare, usare forum, scambiare file musicali, usare internet per chiamare. Cioè, questo è un livello alto, però è solo una prima conoscenza di quello che è il mondo di internet, per cui, come vedete, anche in Europa si dovrà lavorare tanto su questo. Questo perché? Cioè, perché questo tema non è un qualcosa di marginale? Perché noi lo dobbiamo fare nostro questo tema? Io leggevo un rapporto bellissimo che hanno fatto negli Stati Uniti, si chiama Future Work, del Dipartimento del Lavoro. Questo rapporto che cosa dice? Dice che il 65% dei ragazzi che studiano oggi troveranno un lavoro che ancora non esiste. Cioè, significa che probabilmente si dovranno inventare un lavoro e che questo lavoro molto probabilmente arriverà dalla rivoluzione digitale. E quindi, se voi pensate ai nostri livelli di disoccupazione giovanile, che al sud sfiora il 50%, cioè un giovane su due è disoccupato, e pensate la richiesta di posti di lavoro che viene da questo mondo, pensate al paradosso, no? Paradosso, cioè un settore che chiede forza lavoro e i paesi che invece hanno disoccupazione ma che non riescono a entrare perché non hanno né le competenze né la sensibilità rispetto a questo. E questo è un livello base, perché nell'agenda digitale europea, che a livello europeo è stato, sono stati definiti già i target, per cui si investirà molto sul digitale. Voi pensate, noi parliamo di competenze base, però gli investimenti saranno per esempio sul cloud computing, saranno sui big data, saranno sui social media, sul mobile internet. Cioè, voglio dire, la tecnologia va avanti, gli investimenti saranno corposi, ci saranno, ribadisco, tanti posti di lavoro che riguarderanno il digitale, ma noi rischiamo di rimanere indietro. E quindi, dicevo, una società inclusiva significa che deve assolutamente migliorare le competenze digitali, ma non perché, ecco perché il riferimento ai figli è importante, ma una società deve capire che siamo tutti insieme che dobbiamo migliorare le competenze digitali, e quindi le imprese, i professionisti, la pubblica amministrazione, la scuola. L'importanza di chi forma oggi i ragazzi e li forma, ecco, con un collegamento con il mondo del lavoro. Quanto è importante la formazione oggi legata alle nuove tecnologie e quanto invece ancora ancorata ad una struttura che ormai è obsoleta. E poi anche il terzo settore, le associazioni, tutti i settori della società che in qualche modo dovranno affrontare questa sfida, ma da persone attive, cioè affrontare questa sfida sapendo che il digitale è un'opportunità, non deve essere visto come un ostacolo. Faccio un ultimo passaggio sulle competenze digitali per dire che migliorare le competenze digitali non significa, lo ribadisco, cominciare a imparare a fare dei software. Non è questo, significa è un significato molto più ampio, entra dentro sì la tecnologia per capire come utilizzare i dispositivi, sicuramente, ma c'è per esempio anche un aspetto cognitivo di valutare le tante informazioni, di selezionare le informazioni, e c'è un aspetto etico, perché oggi partecipare con consapevolezza a quelle che sono le possibilità che ci dà la community di internet significa
ecco, come dicevamo prima, improve the world significa poter migliorare degli aspetti della, da cittadini, possiamo effettivamente cambiare delle cose se lo vogliamo. Quindi non, diciamo, non rimanere ancorati all'ottica di digitale, di mondo, di software complesso, ma cominciare a capire che invece è alla portata di tutti, è una questione come sempre di volontà, di voler diventare, di voler capire che cosa significa essere dei cittadini digitali. Io concludo con una frase che mi ha colpito molto, che ovviamente è dedicata alle donne, come questo evento, e la frase dice: nell'economia digitale, nell'era digitale, dove il capitale umano sostituisce le risorse umane, le risorse naturali, come base di crescita, le donne sono senza dubbio una growing force in talent pool, traducetelo voi, le donne comunque saranno fondamentali, quindi diciamo, mi piace concludere con questa frase, perché se il capitale umano diventerà sempre più importante per la creatività, per le opportunità che ci verranno offerte, io condivido che le donne avranno un ruolo fondamentale. Grazie mille. Passo la parola. Ah, per le slide, sì, vi lascio la postazione. Sì, tanto sono pronta. Passo la parola a te. Allora, io sono, innanzitutto sono strafelice, lo posso dire, al di là di tutti i dati, di tutte le cose, perché è una giornata, diciamo, importantissima, siamo, possiamo dire con fierezza che siamo un'avanguardia a livello nazionale. Sono una WIST, guardate le unghie viola, quindi sono da domani tutti col fiocco viola. A parte gli scherzi, benvenute, però insomma questa è una giornata formativa, quindi entriamo subito nel vivo. Sono tante le cose da dire, da fare, e soprattutto ci aspettiamo tanta attenzione da parte di chi si è iscritto, e soprattutto domani sarà con noi tutta la giornata dalle 9 alle 14 e poi fino alle 19. Quindi, visto che entriamo nel vivo, non possiamo far altro che passare la parola a Flavia Marzano. Flavia Marzano, benvenuta innanzitutto, è Presidente degli Stati Generali dell'Innovazione, quindi più di così non si poteva. Per cui la rete deve essere qui. E niente, basta, io passo la parola a lei. Grazie Tiziana, permettetemi di ringraziare Tiziana, perché veramente in queste settimane ha lavorato come una schiava, con tanta passione, tanta volontà e anche tanto stress. Quindi finalmente adesso si può rilassare un po', perché siamo qui. Ringrazio perché, oltre al posto che non ho parole, è veramente fantastico, è comunque un'opportunità per tutti noi e condividiamo in pieno anche i contenuti che abbiamo sentito finora, anche proprio per il concetto dell'inclusione. L'inclusione non è solo l'inclusione digitale, sicuramente, che è uno dei motivi per cui siamo qua, l'inclusione digitale anche e soprattutto delle donne in questo contesto, perché sono quelle che soffrono un pochino di più, purtroppo, il digital divide. Verso dove è andato lui? Non ti vedevo più. Mi hai fatto venire in mente sulla tua mamma, come la matematica, che è purtroppo un problema non soltanto delle donne. In Italia i dati OCSE sulla parte scientifica dei nostri giovani, dei nostri adolescenti, l'Italia è intorno al 40° posto per le materie scientifiche. Ma vedremo. Sulle ragazze non ci sono dubbi che il futuro è anche loro, non dico solo loro, ma sicuramente anche loro, ed è molto vero
perché questi sono strumenti, non è che sono, non è l'obiettivo imparare queste cose, sono strumenti per farci fare meglio, magari anche un altro lavoro, lo vedremo tra oggi e domani di sicuro. Sono veramente molto contenta perché è il primo, sicuramente non sarà l'ultimo, perché abbiamo già, dopo questo primo lancio che all'inizio è partito in sordina, in realtà abbiamo avuto già delle richieste di fare una cosa analoga a Venezia, una Lucca, una Perugia, che faremo di sicuro. E quindi cominciamo. Volevo solo l'acronimo, per chi non lo sapesse, WISTER significa donne per territori smart e intelligenti. Anche giustamente quando si parla di smart city, lo diceva lui prima, una città non può essere smart, un territorio non può essere smart se non è inclusivo. E l'inclusione è di tutti, ovviamente, tanto più del 50% di questo mondo che siamo noi. Quindi questo è l'obiettivo per cui siamo nate. Come siamo nate è quasi comico, se posso dirlo, perché io con un po' di amiche vere, non quelle di Facebook, amiche, quelle che si toccano con mano, ci scrivevamo mail periodicamente, ma erano 5-6, periodicamente ci mandavamo email con guarda sto convegno, leggi questo libro, guarda questa cosa interessante, guarda questo convegno che non ha neanche un uomo, cosa che purtroppo succede spesso, una donna, pardon, che purtroppo succede spesso, è un sogno questo, i sogni sono dei desideri, vengono fuori. Di sicuro, è assurdo, sì. Però tutte le volte mi capitava che magari erano 5-6 nomi, me ne dimenticavo uno. Alla fine ho detto, vabbè, faccio un Google Group, vedremo domani che cos'è. Comunque un group, una mailing list, per chi non lo sa, una lista di nomi che con un singolo nome mando un'email e la mando a tutte queste persone, che erano 6-7, non di più. Siamo 250 erotti oggi. Non le conosco nemmeno tutte, nel senso, per fortuna, perché poi siamo cresciute, ogni tanto una mi dice ma mi iscrivi anche a me, ma volentieri, anzi siete tutte benvenute a chiederci se vi interessa entrare in questa mailing list. È un posto dove discutiamo, dove litighiamo, dove segnaliamo, dove abbiamo progettato tutto questo lavoro, quindi siamo nate così. L'obiettivo è, se vogliamo, di fare anche un po' di lobby, perché gli uomini la sanno fare benissimo, si sanno difendere molto bene, la fanno da millenni, noi un po' meno. Noi forse siamo più capaci a fare squadra nelle famiglie, ma non ci sappiamo vendere bene nel resto del mondo, quindi bisogna imparare anche questo. Vogliamo continuare, ovviamente, questo è un primo passo bello, perché i risultati sono molto interessanti e abbiamo molti progetti futuri. Vi voglio solo raccontare brevissimamente che cosa andiamo a fare. Oggi vi racconto brevemente appunto qual è la struttura, poi vediamo quanti interventi riusciamo ad avere per farvi capire su quali tematiche parleremo domani. Su ognuna di queste tematiche saranno poi ognuna delle docenti si metterà in capo al tavolo, e quindi chiunque è interessata al tema della docente A o B o C potrà andare con lei e lavoreremo intorno a questo tavolo. Sarà anche a rotazione, perché è possibile che una sia interessata sia a Facebook che a Twitter, e quindi magari fa un'ora al tavolo di Facebook, un'ora al tavolo, mezz'ora, poi vedremo. Per questo credo che dovremo adattarci, ma siamo pronte, le donne sono resilienti per definizione, quindi non c'è problema a adattarci a quelle che saranno le richieste del tavolo medesimo. Se il tavolo vuole approfondire, approfondiremo, il tavolo ha risolto quel problema e vuole passare al passo successivo, andremo al passo successivo. Quindi questa è l'idea. Abbiamo bisogno come WISTER, come gruppo, di fare un po' di queste cose, le faremo, spero riusciremo anche altrimenti, perché solo online si lavora, per carità, si lavora così bene che abbiamo generato tutto questo che vedete oggi e domani, però a volte c'è anche bisogno di un coordinamento, che sia un po' più di strategia, un po' di pianificazione, di promozione anche, perché no, di divulgazione dei nostri progetti, organizzare convegni ed eventi, quindi anche capire chi di noi è più portato a fare una cosa piuttosto che un'altra. Monitorare le buone pratiche, e questo grazie a Emma, è roba tua. Quindi, in ordine sparso, perché non è l'ordine in cui, però le tematiche di cui parleremo sono queste: se Wi-Fi, LinkedIn, che è una piattaforma di social network, così Twitter, così Facebook, Scoop è un'altra, lo streaming,
non ci sarà per definizione, ma domani secondo me lo faremo, perché si può fare con strumenti banali come uno smartphone, quindi volendo anche ora potremmo, ma lo facciamo da domani, così impareremo insieme come si fa lo streaming in maniera banalissima, basta avere uno smartphone o un tablet e la connessione internet. Quali progetti futuri, potremo anche questi decidere insieme. Vi faccio vedere il sito fra poco, è un sito in fieri, è ancora nascendo, però intanto siamo riusciti anche a fare questo. Ricordate che tutto questo è extra il nostro tempo di lavoro, ognuna di noi ha un lavoro, ha una famiglia, deve gestire il proprio tempo in maniera complessa, ci siamo trovate online tardi la sera, al telefono, questo è volontariato, perché crediamo che sia un lavoro importante da fare. Vorrei, domani mattina chiameremo Sonia, perché è Sonia che ha fatto il sito, 10 minuti su Skype, così vedremo anche, per chi non sa come funziona Skype, come può funzionare per fare questo tipo di intervento, magari o su Hangout, così ci sono due possibilità diverse, la vedremo, lei potrà vedere noi, anche se è a Perugia, e vediamo di decidere, votiamo il sito scritto perché ci sono alcune proposte grafiche, a questo punto quale posto migliore per farlo nascere? Qui. E poi dal punto di vista organizzativo dovremo decidere insieme questi punti. Sonia davvero è stata grandissima, questo è lo screenshot, un'immagine del sito, si vede purtroppo non molto bene, il primo punto è siamo Whisper, poi c'è da leggere, storie, eventi, poi c'è una sigla che adesso è cambiata ma ve la dirò. Insomma, ci sono una serie di elementi, ma se la rete funziona, prima di farvi vedere la rete vi dico che cosa sono queste due sigle che abbiamo appena tirato, coniato, così è stato un lavoro lungo, perché prima avevamo una sigla diversa, poi erano difficili da ricordare, era un po' faticoso, ma adesso sono queste, MOC. Tra l'altro MOC è particolarmente divertente perché MOC, la pronuncia mock vuol dire falso, finto, una cosa sbagliata in inglese, e quindi è Men Only Conference, quindi segnaleremo sul nostro sito le conferenze dove tra i relatori non c'è neanche una donna. Spesso sono conferenze che non parlano esclusivamente di cose da uomini, anzi, di solito l'ultimo recente è sulla partecipazione, mi potete fare un convegno sulla partecipazione e non invitare neanche una relatrice? Sembra incredibile, ma succede anche in Italia. E l'altra non sarà nome, ma sarà WOC. Questo purtroppo l'ho scritto ieri e l'abbiamo deciso stamattina. Abbiamo messo una WOC col W, che anche questo è evocativo perché WOC fa venire in mente un po' di culinaria orientale, e sarà WOC, che sarà Women Open Conference. Quindi una conferenza aperta alle donne. Sarà come? Mock and walk, anche perché Whisper, casualmente, devo dire solo casualmente, ce ne siamo accorte dopo, perché se voi scrivete Whisper su Word, il correttore automatico ve la traduce in Mister. Allora abbiamo capito che W2N avevano questo ruolo e così abbiamo provato a giocare sulle parole stamattina in treno, perché servono anche i viaggi lunghi, visto che se volevo ottenere qualche risultato. Ops. Ah, ho capito. Io vorrei tornare qua. Vediamo se riusciamo ad accedere al sito. Spero di sì. In teoria sì. No. Eccolo. Sì, forse ce l'abbiamo fatto. No. Dai. Abbiate pazienza, ma il problema temo che sia anche di connessione. Eccolo qua, questo è il nuovo sito, nuovo che non è ancora neanche stato varato, se qualcuno lo vede in questo momento è su un server che non sarà quello definitivo, il server definitivo sarà whisper.it, quindi Whisper, e qui vedete già, se avete modo di andarci, si chiama, visto che c'è la rete, whisper.accendiuncero.com, è un caso purtroppo, nel senso che la ragazza che ci ospita sul suo server ha questo nome che rende bene l'idea, devo dire, in questo senso.
volevo farvi vedere un pochino di sintoma, in particolare questi sono gli eventi dove vedete come il primo il Learning Meeting è quello di oggi. Il logo l'ha fatto quella signora lì, anche lei, ovviamente anche lei gratuitamente, pur essendo il suo mestiere, quindi qui siamo e poi lo guarderemo con calma. Progetti futuri ce ne sono non pochi, altri corsi ve li segnalavo, dobbiamo magari provare a decidere insieme come, quando, perché insomma siamo tante ma abbiamo anche da fare altro, e quali sono i costi, come ottenere magari finanziamenti, quali sponsor riuscire a trovare, ce la facciamo. Eventi che sono già in essere: all'Internet Festival di Pisa l'11 di ottobre ci hanno chiesto di fare una giornata intera dedicata a tecnologie, internet e donne, siete tutti benvenuti ovviamente, e in particolare due tipi di declinazione, una sull'agenda digitale che citava lui prima e l'altro sulle start-up, quindi imprese femminili, quindi se ci avete sul territorio benvenutissime, che hanno voglia di venire ma anche altrove, se voi venite da dove non so, magari domani ci conosceremo un po', quindi se ci sono delle start-up, delle aziende, di donne che hanno voglia di venire a raccontare la loro storia, perché e per come, quello è un po' giusto. La Smart City Exhibition che sarà a Bologna dal 16 al 18 ottobre, anche lì quasi per caso l'anno scorso ho chiesto al presidente dell'Organizza Forum PA, quindi Carlo Mocchi Simondi, l'anno scorso quasi per caso, essendo un amico di lunga data, perché anche lui tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana di Innovazione, ho chiesto, senti ma uno spaziettino per farmi incontro su donne, smart, territori, inclusione, sì vabbè, gli ho dato una saletta da 35 posti. Questo sei mesi prima dell'evento. Dopo qualche settimana mi telefono e dice, senti, te ne ho dato una da 60 perché ci sono già tante iscrizioni. Va bene. Dopo un po' mi dice, senti, te ne ho dato una da 100 ma la più grande che ho, non ce n'è più. E eravamo, hanno dovuto chiudere le iscrizioni, posti in piedi, persone sedute per terra, uomini e donne, peraltro, che mi fa ancora più piacere, proprio perché noi siamo inclusive, ci si prova almeno. E c'erano anche un po' di donne che sono qui oggi, e è stato veramente una bella prima esperienza di capire quanto possiamo fare, da lì devo dire che è stato un evento bello. Il 25 luglio, questo quindi, ci incontreremo con un consigliere del Lazio, Eugenio Patanè, grazie a Angela, che è presidente della commissione, certo non a caso, perché è presidente della commissione pari opportunità della regione Lazio, e Angela è la sua collaboratrice, ci ha dato un bel avvio in quella direzione. Lo abbiamo conosciuto a Forum PA, perché a Forum PA a maggio anche lì abbiamo fatto un altro evento su donne e tecnologie, e ha detto incontriamoci, diteci che cosa possiamo fare come Regione Lazio per muoverci nella giusta direzione, quindi abbiamo fatto volentieri ovviamente, visto che ha questa apertura. Incontri con donne parlamentari, anche questo era un evento che avevamo ipotizzato, non abbiamo ancora fatto niente, per questo c'è un quando con un punto interrogativo. Siamo in contatto sempre come Stati Generali dell'Innovazione con tutto l'arco parlamentare che si occupa di innovazione, quindi a maggior ragione sceglieremo alcune donne di tutto l'arco parlamentare ovviamente, e proprio perché purtroppo o per fortuna è trasversale il problema, non è di destra, di centro, di sinistra. Una tech, forse ce ne parlerà Sabina se vorrà dopo, abbiamo di fatto è nata insieme perché Sabina Tuffini, che è lì in seconda fila ma poi apparirà, ha uno splendido sito che si chiama Una Qualunque, poi ci racconterà che cosa vuol dire e perché, ma di recente aprile ha organizzato una specie di TED, per chi non conosce il TED sono grosso evento di donne che presentavano se stesse, e da lì ci è venuta l'idea di dire ok, abbiamo capito che alle donne serve una formazione alle tecnologie. Questo evento si chiamava una talk perché erano proprio talk, appunto interventi, e quindi è stato chiamato una tech con l'idea di dire definiamo qual è un giorno fisso, esattamente come per chi lo conosce il Linux Day, che è l'ultimo sabato di ottobre, invece ne abbiamo fatto l'ultimo sabato di maggio, perché maggio è il mese più bello,
per mille motivi, e con l'idea di avere tantissimi punti in tutte le città d'Italia, tutte le donne che vorranno, o comunque anche gli uomini in realtà, per supportare le donne ad acquisire un po' di tecnologia, a capire, imparare un po' di più, a mettere le mani un po' di più su questi strumenti, soprattutto perché appunto sono strumenti per fare anche aprire nuovi mercati. E il payoff, lo slogan che abbiamo inventato era per non avere mai più mal di tech, e quindi con questo proveremo a vedere di organizzare anche queste tante, spero, una tech su tutto il territorio. È appena partito uno studio sullo stato, l'ho chiamato regioni perché mi serviranno supporto anche da parte vostra, per ora l'abbiamo fatto con Maria San Giuliano, che purtroppo oggi non è qui, lei lavora a Ca' Foscari a Venezia, all'Università di Venezia. L'idea di vedere sulle giunte regionali, delle province, dei comuni almeno capoluogo, quanti uomini, quante donne e quante deleghe, quali deleghe hanno le donne, perché spesso purtroppo succede che le donne hanno la delega sociale, alla scuola, ditemi voi, al welfare, ma ai lavori pubblici, all'urbanistica, al bilancio, sono rarissime, eh sì, esatto, sono rare, laddove ci sono i soldi è difficile che la delega, quindi vorremmo presentare questo studio, prepararlo. Per ora Maria ha fatto il Veneto, io ho lavorato sui dati della Toscana, ci servono un po' di volontari, ci voglio una mezz'oretta a fare questo conto, se lo facciamo solo sui comuni capoluogo, poi se ci riusciamo lo potremmo fare anche su tutti i comuni, ma insomma questa era un'altra idea, quindi cerchiamo volontari. Un altro progetto, studio sulla 194, la 194 è la legge sull'aborto, quello che manca completamente è un punto unico in Italia da cui una donna che volesse o dovesse decidere di abortire può individuare quanti e quali sono i non obiettori. In questo momento non si sa, se una donna si trova in un territorio particolare c'è il rischio che nel raggio di 200 km non ce ne abbia neanche uno. Allora l'idea che abbiamo già sempre con Sonia, perché è il nostro tecnicone, fantastica, è veramente, abbiamo già ipotizzato di fare una cartografia, proprio un'infografica con la mappatura del territorio nazionale, dove per punti si individuano i punti dove ci sono non obiettori, proprio per aiutare le donne a individuare laddove serve. Emma si è offerta volontaria per l'ebook, sarà un grande lavoro per Alberto. L'idea è di fare un ebook con quello che generiamo qui e poi in tutti i corsi successivi, che sia quindi uno strumento che può restare online, quindi condivisibile per le persone che non sono qui oggi e su cui continuare a lavorare. Questo qui anche dovrebbe avere un sito, ma comunque vabbè, non importa, è un award su cui dovremmo lavorare, sul Digital Girl della Commissione Europea. Dovremmo fare una mappatura di competenze proprio per cercare di capire che cosa sappiamo fare e quindi laddove ci cercano, anziché dire non so, e magari mandare un uomo, mandare una di noi. E le slide di oggi finiranno su Mister IT e come proseguiamo. Queste sono le docenti. Io ve le presenterei se avete voglia di venire qui una alla volta, tutte insieme. Angela, Greta, poi magari vi presentate voi velocissimamente, Rosa De Vivo, Alessandra Donnini, Francesca Maria Montemagno, Emma Pietrafesa, Morena Aragone, Grazia Solazzo. Questo è brevissimamente quello di cui vi parlerei io domani se vi interessa, nel senso che queste sono le cose che mi sembrava utile, poi vi passo il microfono. Che fai? Elena, non ti sono messo, è colpa mia. Mi sono dimenticata, che vergogna. Questo è vero, questo è verissimo. Quindi io, se vi interesserà, domani vi potrei parlare di questo, di cosa servono le liste, come si fa, che cosa serve, come si fa, per esempio, come si crea un Google Group, come si collabora in una lista.